Salve a tutti, gentili spettatori, benvenuti, ben ritrovati a questo settimo appuntamento dei I Conti Non Tornano, un programma di approfondimento economico nato dalla collaborazione tra il portale di informazione indipendente come donchisciotte.org, l'associazione MMT Italia e l'associazione La Genesi. Io sono Massimo Antonino Cascone, caporedattore di come donchisciotte.org. E ovviamente insieme a me a presentare il programma c'è l'amica e redattrice Sonia Milone. Ciao Sonia. Ciao Massimo, un saluto a tutti i nostri spettatori. Oggi è con noi il presidente di MMT Lombardia, Massimo Russo, con il quale parleremo di lavoro e ascolteremo le proposte sviluppate dalla MMT su un tema così importante. Ciao a tutti. Ciao Sonia, ciao Massimo. Ciao, ciao Ciao. Massimo. E iniziamo come sempre la puntata con il nostro servizio di apertura. Nella nostra Costituzione c'è un articolo che è il più importante di tutta la Costituzione, il più impegnativo, impegnativo per noi che siamo a declinare, ma soprattutto per voi giovani che avete l'avvenire davanti a voi. Dice così: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. È compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Quindi dare lavoro a tutti, dare una giusta retribuzione a tutti, dare la scuola a tutti, dare a tutti gli uomini dignità di uomo. Soltanto quando questo sarà raggiunto si potrà veramente dire che la formula contenuta nell'articolo primo, la Repubblica d'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, questa formula corrisponderà alla realtà. Perché fino a che non c'è questa possibilità per ogni uomo di lavorare e di studiare e di trarre con sicurezza dal proprio lavoro i mezzi per vivere da uomo, non solo la nostra Repubblica non si potrà chiamare fondata sul lavoro, ma non si potrà chiamare neanche democratica, perché una democrazia in cui non ci sia questa uguaglianza di fatto, in cui ci sia soltanto un'uguaglianza di diritto, è una democrazia puramente formale. Male, 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 male. Allora, Massimo, abbiamo iniziato con questo video in cui c'è Piero Calamandrei, uno dei nostri padri costituenti, che parla dell'articolo 3 della Costituzione e ne dà un'interpretazione molto chiara. Il lavoro è il fondamento della nostra Repubblica ed è per questo che è il tema centrale di questa puntata. Tu cosa ne pensi? Allora, direi che il video ha degli spunti tutti molto interessanti. Abbiamo sentito il lavoro citato non solo come diritto del cittadino, ma anche come suo dovere di collaborazione per concorrere alla crescita materiale e spirituale della società. Con questo siamo visti non solo come soggetti di diritto, ma siamo anche chiamati a essere creatori di una realtà migliore per gli altri e per quelli che verranno dopo di noi. E questo direi che è molto bello, molto coinvolgente e anche responsabilizzante come cittadini. Abbiamo anche sentito che viene affidato esplicitamente allo Stato il dovere di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana.
data questa visione di società, che non è un'opzione, ma un preciso mandato della nostra Carta fondamentale, viene da chiedersi come sia stato possibile aderire ai trattati dell'Unione Europea, nei quali viene invece delineato un modello socio-economico opposto, a partire proprio dalla negazione di quel potere di intervento riconosciuto allo Stato, ma anche dalla negazione del principio solidaristico tra i popoli europei, che vediamo tutti. Per fare un esempio, pensiamo solo al tasso di disoccupazione di equilibrio pianificato ogni anno dalla Commissione europea per il controllo dell'inflazione, conosciuto anche come il tasso di disoccupazione di lungo periodo compatibile con una dinamica dei prezzi stabile, dei salari stabili. Questo tasso è molto diverso tra i paesi del sud e del nord Europa. Massimo, per capire meglio, spiegaci il rapporto che esiste fra il controllo dell'inflazione e il controllo della disoccupazione. Semplificando, quello che la UE fa è stabilire il livello non massimo, ma minimo di disoccupazione che un paese membro deve tenere affinché gli stipendi non crescano e quindi non si rischi un aumento di domanda interna che potenzialmente potrebbe far aumentare i prezzi. Direi che le tasche di tutti noi in questi ultimi due anni hanno sentito come questo controllo dell'inflazione attraverso la disoccupazione e nonostante gli stipendi rimasti al palo sia una vera e propria bufala. Comunque credo che se chiedessimo a chiunque, all'uomo della strada, se si aspetta dal proprio Stato che questo crei le condizioni affinché tutti abbiano un lavoro o al contrario che questo si impegni a mantenere una percentuale tra l'altro importante di disoccupati, la risposta che darebbero tutti sarebbe la prima: ci aspettiamo che lo Stato crei le condizioni affinché tutti abbiano un lavoro. E invece si decide scientemente di lasciare milioni di persone senza lavoro per contenere i salari. Speriamo che in futuro questo cambi, ma al momento questa è storia ultraventennale. Comunque, a parte l'assurdità di mettere in contropartita l'inflazione con la disperazione della gente, quando parlavo di mancanza di solidarietà mi riferivo al fatto che, come dicevo, questo tasso è molto diverso tra i paesi del nord Europa e quelli del sud. Se la regia passa alla slide numero 1, possiamo vedere come per esempio in Germania per il 2023 è previsto un tasso del 3,3%, mentre in Italia del 9,2%, quasi tre volte. E questo nonostante alla partenza dell'area euro i due tassi fossero molto vicini, l'8,9 per la Germania e il 9,2 per la famosa Italietta. E qui mi sorge spontanea quindi una domanda: che senso ha un'Unione Europea in cui i tassi di disoccupazione pianificata sono così diversi? A cosa serve questa Unione Europea a questo punto, se non solo accetta, ma addirittura pianifica tassi di disoccupazione e quindi di benessere così diversi tra gli Stati? Un altro spunto interessante del video è il riferimento alla giusta retribuzione, perché nella nostra Costituzione il lavoratore non è visto, come invece nei trattati europei, alla stregua di un qualsiasi fattore produttivo, per intenderci alla stregua di un barile di petrolio, ma è visto come persona a 360 gradi, nella sua complessità fatta anche di affetti, di aspirazioni a una vita migliore. Da qui quindi l'esigenza di una giusta retribuzione che sia sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa al lavoratore e naturalmente anche alla sua famiglia. Ecco, questo è un punto molto importante, perché poi il discorso di Calamandrei è molto bello, però c'è il rischio, sembra quasi che queste parole così belle, dal significato così profondo, siano state soltanto un bel sogno però messo nel cassetto, perché la realtà ci dice tutt'altro, ci parla di una disoccupazione elevatissima, come ci hai fatto vedere anche nella slide, di un'elevata precarietà. Allora, come possiamo conciliare i sogni e la realtà attuale? Beh, innanzitutto mettendoci in gioco per realizzare i sogni. Mi spiego, ai padri costituenti era molto chiaro che non bastava scrivere una Costituzione affinché la si vedesse realizzata, affinché si vedessero realizzati i diritti. Per usare le parole dello stesso Calamandrei, la Costituzione non è un meccanismo che una volta messo in moto produce automaticamente risultati.
Perché si realizzi occorre quindi alimentarla continuamente con il combustibile. E questo combustibile non può che essere l'impegno di noi tutti affinché le promesse della nostra carta si realizzino. Gli strumenti, e la MMT è sicuramente uno di questi, ci sono. Occorre però che noi tutti, come cittadini, sentiamo la responsabilità di impegnarci per realizzare una società più equa, in cui ognuno si senta parte attiva e non soffra il peso dell'emarginazione sociale, che passa spesso purtroppo proprio dal non vivere la dignità del lavoro. Eh sì, direi proprio che è un discorso che non fa una piega, perché il lavoro è la base del benessere di una persona. Il lavoro è indipendenza, il lavoro è libertà, il lavoro è famiglia. Il fatto che l'Italia sia all'ultimo posto nel mondo in quanto a tasso di natalità insieme al Giappone ci fa capire, ci fotografa e ci fa capire che siamo in una situazione che è veramente al limite e che ha sicuramente a che fare con il lavoro. Hai fatto un'analisi perfetta, più che una domanda. E infatti, a proposito di lavoro, bisogna anche che finiamo di prenderci in giro e diciamo come stanno le cose. Come possiamo vedere nella slide 2, all'articolo 2 del regolamento di esecuzione UE numero 2240 del 2019, in particolare nei commi 10A e C, si vede scritto che per essere considerati occupati è sufficiente aver lavorato nella settimana di riferimento addirittura una sola ora retribuita ed eventualmente anche in natura. Quindi, a meno di pensare che siano molti i lavoratori che guadagnano, diciamo, 1000 euro l'ora, direi che si tratta di un vero e proprio gioco delle tre carte per nascondere i problemi. O pensiamo anche al calcolo dell'output gap, ossia la differenza percentuale tra il livello del PIL effettivamente prodotto dall'economia di un paese e il livello del suo PIL potenziale, cioè il massimo livello di PIL che può esprimere l'economia di un paese con le risorse presenti e avendo sempre riguardo alla stabilità dei prezzi, quindi alla compatibilità con la stabilità dei prezzi. L'argomento mi rendo conto che è un minimo complesso, ma occorre citarlo brevemente. Perché? Perché sulla base di questo poi si valutano, e anche qui speriamo cambi in futuro, gli spazi di manovra delle politiche fiscali e quindi quel livello di austerità che l'Unione Europea ci impone con effetti talvolta devastanti anche sull'occupazione. Il problema di questo calcolo è che si traduce in sostanza in una sorta di mediona del PIL effettivo degli anni passati, degli anni precedenti, determinando quindi come effetto quale? Quello di incorporare tutti gli shock di domanda, i problemi di disoccupazione, le varie prassi di austerità a cui l'Unione Europea, grazie alle sue regole cervellotiche, ci costringe. E che noi italiani, a differenza di altri paesi membri, come per esempio la Francia piuttosto che la Germania, ci affanniamo a rispettare per fare i primi della classe. E faccio notare che grazie a questo metodo più si fanno bene i compiti a casa, più sostanzialmente si rischia di vedere il proprio PIL potenziale ridotto. E ciò non è senza conseguenze, perché questa stima può portare a una limitazione degli spazi fiscali a disposizione dello Stato, che per noi italiani poi si traducono in quello che vediamo, ossia un paese con una disoccupazione vicino alle due cifre, con giovani anche laureati bene, su cui abbiamo investito, costretti a emigrare creando dei buchi di competenza, buchi di competenza che poi si traducono a loro volta paradossalmente di nuovo in una diminuzione del PIL potenziale, con relative quindi richieste ulteriori di austerità che alimentano quindi una spirale negativa. È come se un genitore con un figlio con qualche problema di apprendimento, anziché aiutarlo a studiare di più e meglio, basandosi sulle passate prestazioni del ragazzo, decidesse di non investire più o investire meno nella sua formazione. Cioè siamo a un cortocircuito mentale a cui ormai purtroppo ci siamo assuefatti, ci siamo abituati e che perdurando è destinato a trascinare economicamente l'Italia verso il terzo mondo. Insomma, una vera e propria genialata, possiamo dire. Dobbiamo quindi assolutamente reagire e investire nel lavoro a livello strutturale. Lo Stato deve quindi tornare protagonista e non mero guardiano degli interessi del mercato come invece pretendono i trattati europei. Questo perché non possiamo avere milioni di persone disoccupate di cui
un'enorme percentuale di scoraggiati che addirittura il lavoro neanche più lo cercano dopo anni di tentativi andati a vuoto. Ecco, io a sostegno di quello che ci hai raccontato, di questa spirale negativa che ci hai raccontato, voglio far vedere ai nostri spettatori, con il contenuto numero 3, alcuni dati che riguardano la disoccupazione, perché come vedete questi appunto sono dati calcolati per quanto riguarda il 2022 e il 2023 dall'Istat, e vediamo che nella fascia 15-24 anni la disoccupazione è sempre sopra il 20%, se la calcoliamo invece tra i 15 e i 34, anche lì oscilla tra il 13 e il 14%, insomma, soprattutto i più giovani, come dicevi anche tu, hanno molta difficoltà a trovare lavoro, questo lo sappiamo, con tutte le conseguenze negative. Allora direi, agire per i nostri diritti in questo momento è più fondamentale che mai, giusto? Assolutamente, dobbiamo infatti invertire la rotta, altrimenti andiamo a schiantarci. Noi di MMT affermiamo sempre che la disoccupazione infatti è un crimine, un vero e proprio crimine, e lo diciamo proprio per tutte le conseguenze nefaste che si porta dietro. Pensate alla criminalità, ai problemi di salute, ma qui mi fermo perché l'elenco sarebbe lunghissimo e i telespettatori lo possono assolutamente immaginare. Dico solo che essere disoccupati di lungo periodo è un peso enorme sulla vita delle persone, e quindi uno Stato degno di questo nome deve porsi come primo obiettivo proprio quello di garantire un lavoro a tutti. E badate bene, ho detto garantire, non necessariamente dare in forma di impiego pubblico. MMT non è una pseudo teoria comunista e crede molto nell'iniziativa privata, ma crede anche che lo Stato debba intervenire nell'economia, innanzitutto per contrastare in ottica anticiclica i difetti del mercato che esistono. Il mercato non è perfetto. Facciamo un esempio per chiarire, agganciandomi a quanto detto prima riguardo al PIL potenziale. Se la domanda aggregata langue in conseguenza, per esempio, proprio della disoccupazione e quindi della mancata capacità di spesa, cosa facciamo? Prendiamo atto della cosa e per gli anni successivi, anziché mettere in atto azioni correttive, stimiamo che andrà sempre peggio e quindi accettiamo nel contempo di lasciare sempre milioni e milioni di persone alla deriva? Massimo, ovviamente hai ragione. Ma siccome lo scopo della nostra trasmissione è quello proprio di far capire alle persone le basi dell'economia, diciamo bene che cos'è una domanda aggregata, perché io ad esempio non lo so. Allora Sonia, semplificando al massimo, per domanda aggregata intendiamo la spesa totale effettuata in un sistema economico in un dato periodo di tempo. Tra gli elementi che entrano nel calcolo ci sono gli investimenti, le esportazioni nette, udite udite la spesa pubblica e naturalmente anche i consumi interni dei cittadini. Ed è abbastanza intuitivo quindi capire che a una diminuzione della domanda aggregata è possibile che gli imprenditori rispondano diminuendo la produzione di beni e servizi e quindi di conseguenza diminuendo il numero di lavoratori impiegati presso di loro. E questo al fine legittimo per l'impresa di mantenere la sua marginalità. E viceversa, che a un aumento della domanda aggregata corrisponde invece una volontà da parte degli imprenditori di aumentare la produzione e quindi la richiesta di lavoratori, sia al fine di mantenere una quota di mercato o addirittura di acquisire nuove quote di mercato, sia di aumentare la marginalità totale dell'impresa. Come vedete, macro e microeconomia si intrecciano, non sono due mondi separati, e le decisioni quindi che un governo prende a livello macroeconomico incidono, e talvolta anche pesantemente, sulla vita degli imprenditori. Troppo spesso però si guarda a Stato e imprese come a due entità dicotomiche, antitetiche, sempre e naturalmente in lotta tra loro, mentre invece lo Stato deve esistere anche in un'ottica di servizio alle imprese, proprio per aiutarle a superare i momenti difficili del mercato che abbiamo visto esserci in continuazione. Ma deve farlo con una visione che non può essere quella odierna di mettere una toppa, perché a furia di mettere toppe poi il tessuto, come sappiamo, non tiene più. Massimo, perdonami, in che senso lo Stato in questo momento mette delle toppe? Cioè cosa fa e cosa invece dovrebbe fare secondo voi di MMT?
Allora, nel senso che oggi esistono comunque una serie di ausili alle imprese e ai lavoratori per i momenti di crisi delle imprese, ma sono un insieme farraginoso a cui tra l'altro non tutte le imprese e i lavoratori possono attingere strutturalmente. Pensiamo per esempio alle varie forme di cassa integrazione. Non si sono dimostrati degli strumenti efficienti ed efficaci, poiché nella storia italiana sono stati spesso utilizzati per mantenere in piedi imprese che oggettivamente erano decotte e quindi destinate al fallimento, o addirittura, e possiamo dire anche peggio, per supportare delocalizzazioni all'estero, con conseguente perdita di occupazione in Italia. Quindi mi domando e vi domando, non sarebbe meglio invece avere degli strumenti che da una parte lasciano gli imprenditori con la massima libertà di gestione e ai lavoratori la dignità che abbiamo sentito citare da Calamandrei? E allora, come Stato, ti lascio la massima libertà di decidere come ristrutturare, e questo per tornare competitivo, con l'obiettivo come Stato che la tua impresa riprenda a fornire ancora meglio il servizio sociale della buona occupazione. Ma ti aiuto in questo, nella libertà di intrapresa, non divento tuo socio occulto per le perdite e per le delocalizzazioni. Mi sembra un ottimo programma. Di fatto, cosa proponete voi della MMT? Proponiamo che lo Stato diventi una sorta di datore di lavoro di ultima istanza. Proponiamo cioè che lo Stato, attraverso programmi di lavoro garantito, funzioni da polmone occupazionale che assorbe lavoratori espulsi dalle imprese private quando il mercato si contrae e li rilasci quando il settore privato invece si espande. Questo, tra l'altro, permetterebbe una serie di vantaggi che vanno dal controllo della domanda aggregata e dell'inflazione alla piena occupazione, realizzando finalmente il sogno del dettato costituzionale. Vediamo se ho capito bene. Sostanzialmente voi proponete che gli imprenditori abbiano massima libertà nella gestione del numero di lavoratori che ritengono impiegare, perché tanto degli eventuali esuberi si fa carico lo Stato con questo polmone dei programmi di lavoro garantito. Ma i costi non sarebbero insostenibili? Allora, la domanda è opportuna. I costi degli ausili attuali sono nell'ordine di una trentina di miliardi di euro all'anno, quindi non stiamo parlando di noccioline. E comunque, come insegna la MMT e i telespettatori hanno imparato nelle scorse trasmissioni, per uno Stato moneta sovrana i soldi non sono un problema. Il problema è capire se questi denari sono in grado di attivare le risorse, le competenze, le tecnologie che l'economia reale può mettere in campo per la realizzazione di quello che serve. In sostanza, non dobbiamo capire, per fare un esempio, se abbiamo i soldi per costruire un ospedale, perché i soldi lo Stato moneta sovrana li può emettere senza alcun problema. E aggiungo, anche senza fare debito pubblico, se a qualcuno questo concetto fa tanta paura. Ma dobbiamo capire se abbiamo gli ingegneri, il cemento, il ferro, i medici, gli infermieri, i macchinari, insomma tutto quello che serve per fare funzionare questo benedetto ospedale. Se questi ci sono, i soldi non sono un problema. Tra l'altro pensiamo sempre ai costi visibili e mai a quelli occulti. Quanti lavori non vengono realizzati perché sentiamo dire non ci sono i soldi? E poi se ne spendono una valanga di più per sistemare i problemi conseguenti. Pensiamo per esempio a tutte le mancate manutenzioni del territorio italiano e alle relative conseguenti devastazioni. Per esempio quella ultima in Emilia-Romagna, che non è stata conseguente a uno tsunami, ma a una pioggia assolutamente tollerabile da un territorio che fosse stato mantenuto in sicurezza, costerà circa 9 miliardi. Già, assolutamente. Però ti faccio una domanda che poi, tra l'altro, hanno fatto anche molti dei nostri spettatori a commento dell'articolo che abbiamo pubblicato, e cioè, se stampiamo troppi soldi, non aumenta l'inflazione? No, perché stiamo parlando di aumentare, se necessario, la massa monetaria per creare nuovi beni e servizi e quindi occupazione nell'economia reale. E tra l'altro in una situazione che non è di piena occupazione, purtroppo. Certo, i nuovi occupati si metteranno in competizione con gli altri consumatori per acquisire i beni di cui hanno bisogno, ma la nuova disponibilità di moneta sarà mitigata a livello di potenziale rischio inflazionistico dall'aumento della disponibilità di beni e servizi che gli imprenditori saranno naturalmente incentivati a realizzare.
mi permetto, se posso, una puntualizzazione. Spesso vogliono far passare la MMT per quella teoria per cui basta stampare i soldi e tutto si risolve. Chiaramente è una critica strumentale per tentare di screditarci, perché anche noi sappiamo benissimo che se aumentassimo semplicemente la moneta, senza preoccuparci del fatto che questa possa tradursi in un aumento della produzione, la spirale inflazionistica potrebbe anche attivarsi. Massimo, torniamo all'argomento centrale della puntata, il lavoro. Si parlava di uno Stato che lo garantisce. Sì, come dicevo, questi programmi funzionano come un polmone che accoglie tutti i disoccupati che vogliono lavorare. I lavoratori del programma non sarebbero, come abbiamo detto, dipendenti pubblici in senso proprio, tanto per intenderci quelli che superano un concorso, ma sarebbero persone, lavoratori, che verrebbero impiegati in lavori di interesse pubblico, tendenzialmente gestiti dagli enti locali, per esempio per il miglioramento appunto del territorio, oppure dei servizi alla persona e tutto quanto serve a una comunità locale. A fronte questo di una retribuzione dignitosa che in una sola mossa eliminerebbe diverse necessità, come per esempio quella di prevedere redditi di cittadinanza, redditi minimi, farebbe emergere il lavoro nero, sottrarrebbe manovalanza alla criminalità, e in un ultimo ritengo anche di una certa importanza, mitigherebbe di molto il voto di scambio, ridando quindi respiro alla democrazia. Come vedete, un programma che non solo risolve strutturalmente il problema della disoccupazione, ma che trasforma l'Italia, trasforma il paese. Con questi programmi potremmo, per esempio, trarre dalla disoccupazione tutte le donne e i giovani che desiderano lavorare e che entrando in questi programmi verrebbero anche iniziati all'attitudine al lavoro e quindi acquisirebbero almeno quelle competenze minime che potrebbero renderli più appetibili per il mercato privato, evitando quindi i problemi di un reddito di cittadinanza che alla fine non fa che cronicizzare il male della povertà. Molto, molto interessante. E, tra l'altro, tu prima hai citato il concetto di salario minimo, che è un tema che in questi mesi è stato molto dibattuto nella politica italiana. Ecco, in che termini i piani di lavoro garantiti risolverebbero anche questa questione del salario minimo? Lo risolverebbero nel senso che la retribuzione offerta dai programmi si trasformerebbe in maniera naturale in un pavimento retributivo, e pavimento retributivo a cui tutti gli imprenditori sarebbero quindi incentivati ad adeguarsi. Mi spiego meglio. Questi piani non si pongono come obiettivo quello di fare concorrenza alle imprese private e proprio per questo sarebbero orientati a lavori che non richiedono competenze troppo specialistiche e che possono essere fornite con una formazione in tempi ragionevoli. Ma avendo una paga oraria base, chiaramente sarà più difficile che un lavoratore accetti di essere sottopagato per un lavoro che magari gli piacerebbe anche di più svolgere, ma che non gli permetterebbe di vivere dignitosamente. Potrebbe anche magari accettarlo per un periodo limitato, ma perché vede altre prospettive di crescita professionale futura. Eh sì, molto interessante Massimo. Ma ti chiedo, questo non aumenterebbe il costo del lavoro per chi vuole fare impresa, perdendo quindi in competitività? Sonia, sicuramente qualcuno farà questa obiezione. Cioè, possiamo scommetterci e vinceremo la scommessa. Però si tratterà di imprenditori che riescono a stare sul mercato solo perché fanno leva sul precariato sottopagato. E un paese serio non può certo puntare a imprese di questo tipo, considerando anche che l'impresa che basa la sua competitività sullo sfruttamento della manodopera è un'impresa che non sostiene l'innovazione tecnica o di processo che sia e che quindi ci fa perdere terreno nei confronti dei competitori internazionali. Comunque sono convinto che la maggior parte dei nostri imprenditori, per lo più piccoli e medi, siano persone capaci e oneste che rispettano i contratti di lavoro e che quando si trovano davanti alla necessità di ristrutturare l'azienda, magari con la previsione anche di licenziamenti, la notte non ci dormono. I piani di lavoro garantito li lasceranno più liberi nel prendere le loro decisioni, sapendo che non getteranno nella disperazione dei lavoratori e le loro famiglie. Con questi piani diciamo sostanzialmente ai lavoratori di stare tranquilli, che non si troveranno in un vortice destinato spesso a emarginarli dalla società, ma diciamo anche agli imprenditori che li lasciamo intraprendere
e lo Stato gli mantiene a disposizione non un esercito di disoccupati, ma di occupati, di persone con un'attitudine al lavoro. Se un imprenditore mi rispondesse che preferisce l'esercito di disoccupati, sinceramente sarebbe un imprenditore, o per meglio dire un prenditore, che nel sistema Italia che abbiamo in mente come MMT Italia non troverebbe sponde. Ecco, ricapitoliamo un attimo per capire se ho capito io e magari anche i nostri spettatori. Questi piani di lavoro garantito offrirebbero a tutti, indipendentemente quindi dalle esperienze lavorative e dalle competenze, una retribuzione base uguale per tutti. Ci sarà sicuramente quindi il caso di una persona che perde il lavoro per il quale era pagato più o meno quanto la paga base del piano di lavoro garantito e quindi nella sua vita, nella sua quotidianità, non cambierebbe molto. Però ci potrebbe essere anche il caso di un manager, magari, o comunque di una persona che aveva uno stipendio molto alto, che perde il lavoro e si ritrova con questi programmi di lavoro garantito una paga base molto inferiore rispetto a quella che aveva prima. Ciò ovviamente magari potrebbe creare per lui dei problemi, perché per lo stile di vita che aveva prima ha assunto degli impegni economici che adesso avrebbe fatica a sostenere. Ecco, questo come potrebbe essere risolto? Allora, intanto ti rispondo che hai capito benissimo. La retribuzione dei piani di lavoro garantito sarebbe uguale per tutti. Quindi l'esempio che hai proposto è un caso che sicuramente si verificherebbe. Il quadro aziendale o il dirigente che perde il lavoro perderà una parte significativa del suo reddito. Però aderendo a questi piani, intanto guadagnerà di più rispetto a quanto percepirebbe con una cassa integrazione. Certamente potrebbe avere, quello che dici tu, difficoltà a pagare la rata del mutuo commisurata al salario precedente. Ma tieni conto che questi programmi, come dicevamo, trasformano la società nel suo complesso e quindi forniscono anche occasioni per nuove soluzioni ai problemi. Quello da te citato del mutuo, e io aggiungerei anche dell'affitto, perché non possiamo pensare di scaricare, come facciamo oggi, l'eventuale mancato pagamento sul proprietario. Potrebbe per esempio essere risolto attraverso un sistema assicurativo generalizzato su mutui e affitti e perché no, con partecipazione pubblico e privato. È opportuno anche spiegare perché è importante che questi piani di lavoro prevedano una retribuzione base uguale per tutti. Perché questi programmi non sono previsti per dare un lavoro come dipendente pubblico, ma sono un polmone per risolvere in una maniera strutturale e dignitosa il problema della disoccupazione. Va da sé che l'obiettivo è quello che chi ci entra trovi il prima possibile ricollocamento nel settore privato. E aggiungo un'altra cosa. Questi piani non rischiano di diventare una sorta di vacanza retribuita, perché dai piani di lavoro garantito si può anche venire licenziati. Se tutti i giorni, per esempio, ti presenti in ritardo, non svolgi il tuo lavoro, litighi con i colleghi, è chiaro che puoi essere espulso dal programma. Questi programmi non prevedono competenze troppo specialistiche, abbiamo detto, poiché sono destinati a tutti, ma sicuramente pretendono la capacità di collaborare, di fare squadra con gli altri, attitudini che chi rimane disoccupato troppo a lungo tra l'altro rischia anche di perdere e che questi programmi invece sono orientati a mantenere, a differenza delle soluzioni farraginose e temporanee con cui il disoccupato viene oggi parcheggiato e perde l'attitudine a essere attivo. Esattamente. Massimo, all'inizio ci dicevi con disappunto che l'Unione Europea per il controllo dell'inflazione utilizza anche la programmazione di un certo livello di disoccupazione. Se con i programmi di lavoro garantito i disoccupati spariscono, non si rischia di attivare una spirale inflazionistica come paventa l'Unione Europea? Siamo convinti di no, Sonia, perché detto in parole semplici, i programmi di lavoro garantito permettono un controllo del livello dei prezzi perché fungono da stabilizzatori dei consumi e di conseguenza anche della produzione di beni e servizi. Tra l'altro, se ci pensate, questo semplifica anche notevolmente le attività di programmazione delle imprese, perché è intuitivo capire che se come imprenditore ho davanti la prospettiva di un numero stabile di consumatori, diventa tutto più semplice a livello di programmazione di quanto devo produrre, del calcolo del mio punto di pareggio e via dicendo. Allora, in sintesi, Sonia, l'inflazione viene tenuta sotto controllo dall'aumento della produzione di beni e servizi destinata a soddisfare
quelle che diventano le necessità di consumo dei partecipanti ai programmi. Certo Massimo, che sentire queste tue spiegazioni, queste tue risposte, ma anche dei tuoi colleghi che ti hanno preceduto nelle altre puntate, e vedere che poi in concreto però nulla viene fatto o tentato, lascia sicuramente l'amaro in bocca, un po' di amaro in bocca. Allora ti chiedo, è possibile che nessuna forza politica senta anche quantomeno la responsabilità di discutere le soluzioni proposte da MMT? Una bella domanda questa, Massimo, una bella domanda. Allora, credo che su questa mancata presa di responsabilità pesino diversi fattori, dettati in taluni casi anche forse da buona fede, ma molto più spesso ritengo da una evidente partigianeria per le teorie neoliberiste. Nella categoria di quelle in buona fede possiamo mettere l'essersi lasciati convincere che lo Stato funzioni come un'impresa. Un'organizzazione che in realtà non può certo emettere moneta in autonomia, perché sia da una parte incorrerebbe in un reato, dall'altra non ha il potere d'imperio di uno Stato che può imporre l'utilizzo di una moneta grazie ai tributi. Per quanto riguarda gli altri fattori, come dicevo, si tratta di una evidente adesione alle visioni descritte per esempio da Hayek, un economista esponente del neoliberismo novecentesco, che paventava addirittura la sostituzione della democrazia con quella che potremmo definire la demarchia dei grandi proprietari, ossia una caricatura grottesca della democrazia stessa. Se la regia passa al contenuto numero 4, possiamo leggere in sintesi quello che era il pensiero sociale, il pensiero di società che aveva questo economista. Questa espressione era in polemica sicuramente con l'intervento dello Stato, che da lui era accettato solo in ambiti talmente minimi da essere ininfluenti nel plasmare una visione di società. E questa frase, questa espressione la possiamo leggere e dice: chiunque abbia il controllo dei mezzi deve anche determinare quali fini debbano essere alimentati, quali valori vadano stimati, in breve ciò che gli uomini debbano credere e ciò per cui debbano affannarsi. Come vedete, si capisce, una visione di società elitaria in cui chi possiede i mezzi, chi possiede le ricchezze, diventa il dio a cui gli altri devono sottomettersi. E io direi che almeno in questo momento di forze politiche che abbiano intenzione di scardinare questa visione delle elite globocrati, almeno nell'arco parlamentare, non se ne vede traccia. Non si vede traccia di forze politiche che siano impegnate a plasmare uno Stato democratico che garantisca a tutti i cittadini veramente pari diritti sulle materie fondamentali. Quindi stiamo parlando di istruzione, di lavoro, di salute, di partecipazione alle formazioni economiche, sociali e politiche citate da Calamandrei. Diritti che spesso sentiamo citare come slogan durante le campagne elettorali, ma cui poi non si dà mai seguito, perché siamo in presenza di una classe politica che o ignora completamente il funzionamento dei sistemi monetari ed è quindi veramente, genuinamente convinta che aver ceduto la sovranità monetaria sia stata una scelta corretta. Oppure, come dicevo, sa benissimo che è un disastro, ma questo disastro lo persegue scientemente. Quando faccio divulgazione, propongo spesso questo esempio. Aver mantenuto, almeno a parole, la sovranità fiscale e aver ceduto la sovranità monetaria ci mette nella stessa situazione di un esercito che ha i fucili, ma ha demandato le decisioni rispetto alle munizioni ad altri, che possono decidere di lesinarne la fornitura. Praticamente, questo esercito correrebbe il rischio di trovarsi con fucili che potrebbe usare solo come clave. Ecco, la decisione di cedere la sovranità monetaria ha ridotto la nostra politica fiscale a un fucile senza il controllo delle munizioni. E infatti i risultati li vediamo. Tagli dello Stato sociale, disoccupazione a due cifre, tetti delle scuole e ponti che crollano. Per non parlare della sempre maggiore concentrazione di ricchezza nelle mani di pochi, che mette a serio rischio la democrazia, perché ci rende ostaggi di queste elite economiche
che questa sempre maggiore ricchezza la investono per imporre decisioni che li avvantaggino, e questo senza porsi alcun limite, fosse anche la disperazione della gente. Massimo, hai usato delle parole molto forti, però credo che veramente siamo a un punto limite. Di qui l'importanza di un programma come questo, in cui voi esperti aiutate tutti a conoscere e a capire quale può essere l'alternativa attraverso un modello socio-economico sano. Magari è un programma che costa fatica a seguire perché non è un argomento di tutti i giorni, però è un atto di responsabilità di ogni cittadino darsi una cultura economica. Hai assolutamente ragione, è faticoso ma è doveroso farlo proprio per la responsabilità che comunque abbiamo come cittadini. E infatti MMT Italia, tra gli obiettivi principali, è proprio quello di diffondere questa consapevolezza a un sempre maggior numero di cittadini. E questo per far venire anche a galla molti falsi miti che ci sono stati propinati in questi ultimi anni a ogni piè sospinto. Dall'avete vissuto al di sopra delle vostre possibilità al non ci sono i soldi per lo Stato sociale. Se notate, sui giornali e sulle televisioni non si parla quasi mai di uno Stato a moneta sovrana che funziona, pur avendo un rapporto debito PIL di 100 punti circa maggiore del nostro, e che nonostante questo paga interessi ai mercati sui titoli pubblici più bassi dei nostri, e che in questo periodo di alta inflazione, da cui secondo i Soloni saremmo anche stati protetti dall'euro, se la passa decisamente meglio degli Stati europei. Mi riferisco al Giappone, di cui appunto non si parla mai, probabilmente proprio perché risulta essere la dimostrazione plastica di quanto la rinuncia alla sovranità monetaria sia stata un errore assoluto. E d'altronde molti economisti americani ci avevano avvertito di questo. E lo stesso Giuliano Amato, che non possiamo certo definire un antieuropeista, ha ammesso che fu un'idea faustiana quella di creare una moneta senza Stato. Io in realtà credo che tutti i politici italiani che ci hanno condotto alla perdita della sovranità monetaria sapessero in realtà benissimo cosa stavano facendo e quali sarebbero state le conseguenze. E questo perché spesso usavano una frase che sicuramente i telespettatori ricorderanno: così verremo disciplinati dai mercati. Questa frase credo sia la sintesi perfetta dell'idea che stanno portando avanti da decenni i neoliberisti. Perdita di potere degli stati sovrani a favore di mercati apolidi gestiti da pochi soggetti privati sovrannazionali che sono completamente disinteressati ai destini delle persone. Come diceva Seneca, non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Le elite neoliberiste, purtroppo per noi, conoscono benissimo la loro meta e gli strumenti per raggiungerla. Noi dobbiamo fare in modo che anche i cittadini diventino consapevoli della loro meta e degli strumenti per raggiungerla. E noi speriamo proprio nel nostro piccolo di farlo con queste trasmissioni, per le quali colgo ancora l'occasione di ringraziare la Genesi e Marina Sandri che ci ospitano. E mi associo ai tuoi ringraziamenti, ovviamente. Massimo, direi chiudiamo la puntata con l'ultimo contenuto, che è molto esplicativo, perché fa comprendere appieno le differenze tra il modello socio-economico previsto nella nostra Costituzione e quello invece previsto nei trattati dell'Unione Europea. Perché appunto all'articolo 36 la nostra Costituzione dice che il lavoratore ha il diritto a una retribuzione proporzionata prima di tutto alla quantità e alla qualità del suo lavoro, ma poi soprattutto sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Quindi un principio direi sacrosanto, e invece vediamo che all'interno dell'Unione Europea tutto ciò non avviene, perché anzi gli stati sono costretti a una svalutazione interna per rimanere competitivi, come ci hai anche spiegato, e quindi svalutazione interna che vuol dire svalutazione dei consumi e dei salari, e quindi è inconciliabile rispetto a quello che è previsto nell'articolo 36. Ti ringrazio di essere stato nostro ospite per questa puntata. Grazie a te, grazie a Sonia e grazie a tutti i telespettatori per l'ascolto. Ringraziamo Massimo Russo e nel salutare i nostri telespettatori ricordiamo che se hanno domande da fare possono inviarle
a mmtitalia@mmtitalia.info. Mentre ricordiamo anche che tutte le puntate sono disponibili sui canali YouTube e Rumble di comedonkeyshot.org. Ci vediamo la prossima settimana.